Vacanze quasi finite per il Modica Calcio. Vecchi e nuovi giocatori si ritroveranno lunedì prossimo alle 18.30 al Vincenzo Barone, agli ordini dell'allenatore Franco Rappocciolo, per dare il via alla preparazione al campionato di promozione 2018-2019. La dirigenza rossoblù intanto è impegnata a completare l'organico. Uno degli ultimi acquisti è il centrocampista Angelo Ciacera. Si tratta di un ritorno tra i tigrotti. Forte tecnicamente, dotato di una sagacia tattica non comune, Ciacera assicura al reparto nevralgico del campo quantità e qualità. Lunedì si aggregherà alla comitiva anche l'attaccante Alessio Macauda, reduce da una lunga squalifica. Sarà comunque il trainer Rappocciolo a valutare la possibilità di tenerlo in organico. Cominceranno invece sicuramente a sudare i giovani under che il Modica Calcio ha inserito nella rosa, a cominciare dagli ultimi innesti di Guastellini, Gianni e Gianmarco Galfo. La campagna di rafforzamento non è ancora conclusa, si aspetta un altro colpo di mercato che dovrebbe riguardare un attaccante di sicuro affidamento e di categoria superiore.